Ultimo giorno di Didacta 2024, siamo con Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola. Buongiorno Ivana. Buongiorno. Allora, la CISL Scuola è venuta, è arrivata a Didacta per la prima volta con un proprio stand. Avete scelto come tema a Didacta di parlare di benessere, degli attori che sono all'interno della scuola, quindi studenti e anche il personale scolastico. Quali consigli avete dato alla miriade, tantissimi docenti che hanno visitato i nostri e anche i vostri stand? Sì, è stata una bellissima esperienza, è la prima volta che veniamo come espositori e ci siamo trovati ad incrociare migliaia di insegnanti e di personale della scuola parlando di benessere perduto. La scuola è attraversata da troppo tempo da condizioni di malessere e frustrazione. Ci siamo sentiti nella volontà, nel desiderio di invece indagare strategie che possano restituire agli studenti, ai bambini e alle bambine la volontà di stare bene a scuola, che passa dal benessere degli insegnanti. E quindi abbiamo messo a disposizione di chi ha ascoltato i nostri workshop delle esperienze, delle buone pratiche di scuole che hanno lavorato su spazi di benessere, su spazi innovativi, su relazioni affettive, emotive, su strategie per superare i conflitti. Tantissime occasioni di conoscere nuove esperienze, di mettere a disposizione nuove buone pratiche. Poi abbiamo fatto un bellissimo dialogo, un cabaret pedagogico, mi sento di dire, con il professor Novara e il professor Alberto Villani, pediatra, pedagogista e pediatra. E quindi abbiamo parlato di quanto gli adulti hanno una responsabilità in termini di esempio, ma anche di messaggio educativo. Molti insegnanti lamentano la fatica a fine carriera, dopo 60 anni, e alcuni cadono anche, purtroppo non pochi, nel burnout. Ecco, da questo punto di vista, cosa possiamo consigliare ai colleghi e come la CISL Scuola si relaziona con questo personale? Sì, è un problema molto serio, il burnout, il deperimento anche in termini di motivazione. Io ritengo che serva un grande investimento su nuove forze che debbono entrare nel mondo della scuola da insegnanti con una grande motivazione. Quindi molto passa dal reclutamento, la motivazione per cui ci si affaccia all'insegnamento è molto importante, non può essere un lavoro scelto come residuale rispetto ad altre esperienze, deve essere una scelta prioritaria, voler essere insegnante prima ancora che volerlo fare. E poi serve un percorso di accompagnamento lungo tutto il percorso professionale, facendo in modo che non si arrivi e non si continui ad insegnare 18 ore, 22, 25 a 67 anni. E quindi immaginare anche un intervento di carattere previdenziale, ma anche di, come dire, alleggerimento del carico, della responsabilità dell'insegnante, che può iniziare dopo un po' di anni di servizio e può essere sostituito da mettere a disposizione del proprio tempo per il counseling o il tutoraggio delle nuove leve e mettere a disposizione la base esperienziale di 20 anni, 25, 30 anni di esperienza, certo, rispetto alle nuove leve. Se ne parla da decenni, ricordo con la riforma Moratti c'era stata anche una proposta, il cosiddetto mentoring, che avrebbe in qualche modo fatto da chioccia per le nuove generazioni, quindi che poteva operare anche nel reclutamento. Però non si è mai realizzata questa proposta con i cambi di governi, di legislazione, e poi decade, si ricomincia, ma è solo un problema economico? È anche un problema economico, ovviamente, perché vuol dire che serve un organico maggiorato, che sia più, certo, sostenuto, ma è anche un fatto culturale. Dobbiamo in qualche modo affermare, senza ombra di dubbio, che fare l'insegnante è un mestiere bellissimo ma logorante e come tale non può durare a livelli alti per sempre, quindi servono dei momenti anche di pausa,
di interruzione. Vale esaltare e valorizzare l'esperienza anche interrompendo delle fasi di insegnamento, alternandole con fasi di progettualità e di accompagnamento, e questo è un lavoro sul quale noi dobbiamo impegnarci anche contrattualmente. Ecco, arriviamo al contratto. Si è chiuso un capitolo lungo che comunque ha portato a una firma quasi compatta il 18 gennaio scorso, definitiva per il contratto collettivo nazionale 2019-21. E se ne apre un altro. Il ministro ha promesso in qualche modo, si è impegnato per portare a termine anche il contratto 2022-2024. Voi non siete stati ancora convocati per la scuola, il ministro convocherà dopo Pasqua, inizierà appunto a chiamare l'ARAN, anzi possiamo dire che la parte pubblica viene rappresentata dall'ARAN, il comparto e quindi i rappresentanti della sanità. Ci sono delle novità che però, ecco, voi siete intenzionati a portare al tavolo? Sì, dobbiamo proseguire il lavoro che abbiamo iniziato con il contratto 19-21, quindi non deve passare tempo in mezzo tra i due contratti, quindi dobbiamo accelerare, fare in modo che si accelerino i tempi dell'atto di indirizzo. Dal mio punto di vista, dal punto di vista della CISL Scuola, il punto chiave deve essere la formazione del personale, che sarà probabilmente l'elemento che caratterizzerà il prossimo contratto, sia dal punto di vista della qualità della formazione lungo tutto il percorso della carriera di tutto il personale, dai docenti, dirigenti, personale ATA, e soprattutto far entrare la formazione dentro il profilo professionale come possibilità di emancipazione e di caratterizzazione per valorizzare anche responsabilità ulteriori. Non le chiamo carriere perché non è questo il tema, ma creare una condizione per cui si certifichino anche le competenze acquisite dalla formazione per poter mettere a sistema dei profili che sono tra il docente e il dirigente scolastico. Quindi questo, diciamo, auspicio che era stato con cui abbiamo iniziato questa chiacchierata potrebbe, insomma, a vostro avviso, tradursi in una nuova anche figura che si pone a metà tra l'attuale insegnante e il dirigente scolastico. Se ne parla da anni, coloro che fanno parte dello staff, chi si adopera, chi si impegna nella scuola, in realtà non è valorizzato. Ecco, su questo voi ci tenete e vi batterete. Sì, possono essere tante figure. Chi governa queste scelte è il Collegio dei Docenti, che si sceglie questi profili organizzativi di tutela e di organizzazione in termini anche di offerta formativa. È lo staff del dirigente, è lo staff di tutti gli insegnanti a disposizione dell'offerta formativa. È un percorso che deve prendere avvio, i tempi sono maturi, quindi noi confidiamo nel quanto prima un atto di indirizzo che ci dia la possibilità anche poi di rivendicare risorse adeguate per corrispondere a questo auspicio. Bene, allora salutiamo con questa anticipazione Ivana Barbacci, segretaria generale CISL Scuola, e salutiamo anche i nostri spettatori a cui diamo appuntamento sui canali della tecnica della scuola.